18 squadre hanno cominciato questa avventura in questa stagione fantastica di Unileague Palermo. Oggi sono rimaste soltanto in 4. Chi sarà la prima finalista di questo fantastico torneo? Team Piccico Muro Valdemone Futsal. ASD Fair Play presenta la prima semifinale di Unileague Palermo Calcio a 5. Al mio fianco, Andrea Barracco. Buonasera, Beppe. Io, Costerviera Gottuso, trova il pallone adesso. Il numero 11 che tenta il tiro, è sangue dolce, coi piedi mette in calcio d'angolo. Prima azione, interessante, poi batte veloce il calcio d'angolo Gottuso. Salamone tenta il tiro, la mattina con la mano aperta la mette in calcio d'angolo, splendida parata per il capitano del team Piccico Muro. Di Dio, stoppa il pallone per Gottuso, Gottuso di poco fuori il pallone, brivido, ha dato l'impressione del gol. Il tocco e il tiro che si perde sul fondo per Manfredi di Dio. Attira delle bombe, delle saette. Allarga sulla sinistra per Salamone. Sfiora il palo. La partita non ha un attimo di respiro e le azioni sono, si susseguono una dietro l'altra con Salamone in bagger la mattina e poi un calcio d'angolo. Settimo Smiriglio può metterla in mezzo. Ancora Smiriglio, recupera il pallone. La gioca dietro per Solari. Il tacco e tiro, la parata ancora col piede. Tiene ancora a galla i suoi. Giuseppe Lamattina, il capitano portiere dei team Piccico Muro. Solaro. Testa aiuti, allontana il pallone. Recupera il pallone, Zumo. Zumo per Didio. Didio! Sangue dolce! Chiude la porta in faccia a Manfredi Didio. Tenta il tiro Valenza, respinto da testa aiuti. E poi il tiro di Zumo. Sembra un tiro avversario. Bersario. Che? Questo lo tagli? L'ho fatto solo una volta e sono impazzito. Valenza dal calcio d'angolo la mette in mezzo. Il pallone ancora per il team Piccico Muro con Livorsi. Recupera Tudisca e quindi parte il contropiede dei biancorossi. Anticipa l'attaccante del Valdemone, Giuseppe Lamattina, e mette in fallo laterale. Che paura per entrambe le squadre. Sicuramente il migliore in campo, Giuseppe Lamattina. Parate decisive. Finestra laterale, arriva da dietro, testa aiuti, ma recupera palla ancora a Zumo. Tutti i palloni sono per lui oggi. Valenza. Zumo dalla rimessa laterale con la suola per Gottuso, il tunnel sugli destri. Zumo! Urtala! Ma che cazzo! Testa aiuti. Sulla destra per Livesi. Scusate il gioco di parole, poi smanaccia Giuseppe Lamattina sul controllo. Sulla destra per Livesi. Di Dio, prova l'imbucata per Zumo, il pallonetto di Zumo di pochissimo fuori, fa la barba al palo, come si suol dire in questi casi. Sulla destra per Dio. Fa molta volta calzerella. Zumo interrompe l'azione, poi Di Dio, fulminante il suo tiro. Quindi calcio d'angolo, il pallone alto per Salamone, con la mano aperta, la presa bassa di Lamattina. Allarga sulla sinistra dove c'è Salamone. Salamone punta l'uovo per Solaro. Il gol di Solaro che sblocca questa semifinale. Angelo Solaro, è il suo momento questo. Era nell'aria il gol, le squadre stavano spingendo e Solaro dimostra di essere il più in forma della sua squadra. Di Valenza conquista la palla col petto. Solaro, l'autore del gol. Valenza recupera palla per Didio. Didio cerca Gustoso. Chiede di rispettare le regole. Livorsi elude il pressing di Tudisca trovando Didio che si gira. Didio e in due tempi con qualche brivido, sangue dolce. Solaro parte lui, adesso sono 3 contro 2. Salamone ancora per Solaro per Livestri e la palla va in rete. Gioacchino Livestri trova il 2-0 su assist di Angelo Solaro, sempre lui a illuminare la sua squadra. Diciamo troppo disattenti, un'azione che sembrava non potesse sfociare in un'azione pericolosa, invece si conclude col 2-0 dei Valdemone. Calcio piazzato affidato ai piedi di Gottuso. Forse il più pericoloso può essere Gottuso, sangue dolce, colpetto a mettere fuori. Si lancia per...
Di Dio. Di Dio, prova lo scambio con Guttuso, ma ci arriva Zoom sul pallone. Pallo laterale per il Dicicomuro. Di Dio, di Dio. Da lì può anche tirare. Sfiora il palo. Manfredi Di Dio. Sul pallone c'è l'imbarazzo della scelta, ma andrà a Manfredi Di Dio. Di Dio la rincorsa e il tiro. Palo in rete. Manfredi Di Dio riapre la gara. 39 gol in campionato. E adesso i Dicicomuro hanno un gol importantissimo che è appunto il tiro libero. No, no. L'arbitro ha detto poco fa due minuti. Salamone, tu disco, tu per due la mattina, tu disco! Che gol che ha sbagliato! Un minuto alla fine della partita, un altro tiro libero, sempre Manfredi Di Dio. Prova la formula vincente del Dicicomuro. La rincorsa, il tiro! E la rete! 2-2 sullo scadere ed esplode la gioia dei Dicicomuro con Manfredi Di Dio che fa 40 in questa stagione. Sul dischetto per il primo rigore Alberto Valenza contro Sangue Dolce. La rincorsa, il tiro! Buca la rete, Valenza! Smirillo per la risposta della Valdemona. La rincorsa, il tiro e fa 1-1. Gottuso, il tiro e la parata di Sangue Dolce che pare il rigore di uno dei top player di questa squadra. Salamone posiziona il pallone sul dischetto, può portare il Valdemona in vantaggio. La rincorsa, il tiro e Salamone il numero 11 e siamo sul punteggio del 2-1 a due rigori. Decisivo, se Di Dio la sbaglia è finita. Di Dio prende la rincorsa. Il tiro di Di Dio e la parata di Sangue Dolce che porta la Valdemona Futsal alla finale di Unirip Palermo, calcio a 5. La partita viene a perdere. Zommo. Per morto per il dai cazzo. A Michele.